Pescara si cambia, perché la tappa di stasera, ore 18:45 all'Adriatico Cornacchia contro il Frosinone, assomiglia pericolosamente ad un bivio. Bivio salvezza, perché la zona rossa, quella calda che renderebbe drammatico questo campionato comunque difficile, ormai è lì. Per questo anche Sottil cambia, sperando che la sterzata dal punto di vista del modulo possa dare una sterzata anche al cammino da qui alla fine del torneo. Difesa a 3 dunque per avere maggiore copertura dietro, o magari anche per liberare Zappa e dargli qualche compito offensivo in più, perché il giovane esterno, l'elemento che sta davvero tenendo a galla un Delfino stasera senza Galano, out per squalifica, e che affida a Maniero, Clemenza e Pucciarelli il compito di bucare la retroguardia di Alessandro Nesta. Un 3-4-2-1 dunque che non prevede Palmiero in mezzo al campo, con Memusciai e Busellato con compiti di interdizione e costruzione, lasciando agli esterni le corsie per attaccare Beghetto da una parte e l'ex Zampano dall'altra, inserendo dietro la batteria difensiva con Bettella, Scognamiglio e Del Grosso. E quando parlavo di cercare tutte le soluzioni migliori, che poi sono per me non tanto i sistemi di gioco, ma le zone da occupare, no? da cui partire, e cercare di valutare anche quelle che sono le caratteristiche sia diciamo tecnico-tattiche che anche di freschezza mentale, che in questo momento ecco la cosa che è importante, è andare in campo anche sbarazzini, cercare di non andare troppo carichi di preoccupazioni, perché sennò poi si comincia a stare col braccino corto, con la palla pesa, diventa pesante. Invece bisogna andare in campo molto liberi, sbarazzini, e sicuramente anche Clemenza, Luca, Zappa è sicuramente un giocatore molto pimpante in questo momento, è uno che fa anche gol, ha fatto un gran gol col Venezia, e Luca è entrato bene, ma lo sapevo, un giocatore che ha messo una palla eccezionale, ha creato scompiglio. Quindi ecco che parlavo di la forza della squadra, no? Tutti coinvolti, perché comunque non può essere così per me. E quindi il lavoro che ho fatto è cercare di coinvolgere subito tutti, riazzerare tutto e coinvolgerli tutti, e cercare di, man mano che passavano gli allenamenti, conoscerli sempre meglio e metterli nelle condizioni migliori per essere più efficaci. Un risultato positivo sarebbe oro colato per il Pescara, specie i 3 punti che potrebbero quasi blindare la permanenza in Serie B. Un pareggio invece rinvierebbe alle prossime uscite il destino della formazione biancazzurra, che come spesso hanno ripetuto sia Giorgio Repetto che il presidente Daniele Sebastiani, deve assolutamente evitare la sconfitta. Il primo obiettivo dunque è muovere la classifica. Dall'altra parte i ciociari sono in netta flessione. Dal post lockdown una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. È una posizione playoff ancora ben salda, ma non ancora blindata definitivamente. Mi aspetto una squadra di qualità, anche se, ripeto, magari qualche giocatore l'ha perso, lo perderà, però è una squadra di qualità, una squadra che sa giocare a calcio, questo sicuro.